Riabilitativa si occupa di prendere a carico il paziente dopo che un problema alla salute si ritrova con una forma di disabilità che in pratica ne compromette il funzionamento motorio, mentale, cognitivo, per ritornare ad essere un soggetto funzionante, diciamo, nella comunità in cui vive, nella famiglia, nel mondo lavorativo. Quello di cui siamo fatti nei vari sistemi sono in grado di rimparare, per esempio, a funzionare in un modo corretto. E la medicina riabilitativa può aiutare questa proprietà della biologia, per esempio dei neuroni, di ricercare la soluzione per guarire e tornare a far funzionare un arto, a far funzionare il cammino in modo positivo. Lo fa perché tutta una serie di specialisti che rappresentano la multiprofessionalità con cui la riabilitazione lavora giornalmente. La riabilitazione è una disciplina non tanto molto verticista, non c'è uno che dà un ordine e gli altri eseguono, ma c'è una condivisione disciplinare di obiettivi terapeutici tagliati sul bisogno, sulla disabilità creata dal danno alla salute. Vediamo che questa multiprofessionalità necessita di un coordinamento che di solito è medico. Questo si chiama il team leader, il leader di un team, di questa squadra, è il medico, e questa squadra lavora in modo interdisciplinare, cioè fa in modo che gli obiettivi terapeutici vengano condivisi, vengano realizzati attorno ai problemi di disabilità, quindi ai problemi di funzionalità che il paziente presenta in quel momento. E in questo senso la medicina riabilitativa spinge affinché gli obiettivi riabilitativi vengano condivisi prima con il paziente, ma anche con la famiglia, che poi nella continuità di cura a lungo termine rappresenta un perno fondamentale.